Il trustee è l'unico soggetto necessario in un trust e può essere definito come il gestore-amministratore dei beni segregati in trust. Egli è l'unico proprietario dei beni in trust e quindi l'unico soggetto che ha poteri e doveri in relazione a tali beni. La sua è però una proprietà fiduciaria, ovvero esercitata nell'interesse dei beneficiari o nei trust di scopo con l'obiettivo di realizzare le finalità del trust. Facciamo un esempio. Se io, come Raffaella Sarro, sono proprietaria di un bene, pensiamo ad un immobile, posso disporne nella maniera da me indicata, senza che nessuno mi possa obiettare alcunché o darmi delle prescrizioni in ordine alla gestione e alla disposizione. Posso venderlo e posso venderlo alle condizioni che voglio, posso donarlo, posso metterlo a reddito, anche con un prezzo diverso da quello di mercato. Cosa accade se invece io sono proprietaria di questo bene, ma non come Raffaella Sarro, ma come trustee? Io sono obbligata a rispettare le prescrizioni dell'atto di trust e le finalità indicate nell'atto medesimo. Quindi, se nell'atto istitutivo di trust il disponente ha indicato che questo immobile non dovrà mai essere venduto perché dovrà essere tenuto a disposizione della sua famiglia e solo al termine finale del trust dovrà essere assegnato a determinati beneficiari, io trustee dovrò attenermi a queste prescrizioni. Parimenti, in qualità di trustee, ho un obbligo di custodia di questo bene, quindi di preservarlo, di conservarne il valore e quindi di assicurarmi e ad adottare tutte le cautele necessarie per assicurarne la conservazione nel tempo. Sicuramente professionalità e specializzazione. Il ruolo di trustee non si improvvisa, è un lavoro ad hoc, per cui serve formazione, tempo dedicato e continuo aggiornamento professionale. Bisogna conoscere leggi straniere e bisogna conoscere la normativa italiana, legale e fiscale di riferimento in materia di trust. Indipendenza. Il trustee deve agire senza alcun conflitto di interesse in ogni sua attività gestoria e dispositiva, facendo solo l'interesse dei beneficiari e cercando di realizzare sempre al meglio lo scopo del trust. Quindi deve scegliere di volta in volta le controparti più idonee a realizzare tali finalità. Altra caratteristica fondamentale è assicurare da parte del trustee la continuità di gestione. Questo perché, soprattutto nei trust di lunga durata, è necessario che il fondo in trust resti sempre con un proprietario. Chiaramente la continuità di gestione è sicuramente più facilmente realizzabile da parte di un trustee persona giuridica, quindi una società dedicata, piuttosto che da una persona fisica, la cui vita potrebbe essere interrotta da un momento all'altro o che potrebbe avere degli stati di incapacità che le inibiscono di gestire anche temporaneamente il fondo in trust. Il trustee dovrebbe inoltre essere in grado di assicurare completezza della gestione e questo soprattutto nei trust complessi, laddove non c'è solo da gestire magari della liquidità o degli strumenti finanziari, ma anche delle partecipazioni societarie, degli immobili, delle opere d'arte che richiedono chiaramente una struttura più adeguata. Sarebbe inoltre opportuno che il trustee abbia una certa solidità e consistenza patrimoniale. E con ciò non mi riferisco tanto al patrimonio personale o societario del trustee, piuttosto all'avere delle coperture assicurative adeguate che in caso di malagestio dello stesso possano salvaguardare il fondo in trust.